Scarta la carta, scarta la carta, mille accendini, facci sognare da Amazon, ragazzi, però anche da Decathlon. Andiamo a vedere, apriamo. Scarta la carta, mille accendini, facci sognare. Questo consumismo, ragazzi, vi vogliono così, vi vogliono. E allora io consumo in maniera tale che voi mi prendete come punto di riferimento verso il basso. Basta spendere, basta comprare. Loro vi vogliono così. Diventate delle macchine che lavorano, comprano. Addirittura c'è qualcuno che lavora e manco compra perché non c'è manco la nera. Più lavora, più rimane lì. E mille accendini invece vi propongo un nuovo modello. Bello! Tutto rosso! Giubbotto! Vieni, provatelo, nonno! Guardate che figata! Tutto rosso, mentre il nonno viene qua e si indossa. Bello! Ragazzi, dai a me questo qui, aspetta. I soldi. Misuralo prima, Fra. Solo. Misuralo. Se fai un testa bene. No, questo sta bene. Perché è andato al negozio, l'ha provato al negozio e poi l'ha comprato su internet. Perché al negozio dei Decathlon non c'avevano colore rosso. L'ha detto perché io devo comprare blu che a me piace rosso? Giusto. Perché la devo comprare blu? Ha ragione. Ragazzi, i soldi? Aiuto? Ti serve un aiuto? Punto. Solo al momento che li spendi, anche per, praticamente per, hanno un senso. Se no è solamente... Per, questo un po' si leva? È solamente si usa una pure... follia, ragazzi. Ah, avvento. Non è avvento, solo ma questo si usa pure come giacca. Metti i soldi in banca. Ma quali soldi in banca? Metti il giubbotto addosso, non i soldi in banca. I soldi in banca è una follia, ragazzi. È una follia. Il mio, ma ti rendi conto? Ma per tirarlo fuori bisogna mettere. E tutto questo, ragazzi, grazie ai vostri mi piace. Quindi grazie. Perché se d'ora in poi avremo il forno elettrico e la moglie cucinerà bene e io potrò finalmente mangiare. Se è rotto l'altro. Potrò finalmente bene, è grazie a voi, ragazzi. Ecco. Sollevare! Fermi! Sollevare! Sono due le cose. Amazon non vado a spese, due scatoloni. Ecco. Adesso ribaltiamo. No, sì, ribaltiamolo completamente. Oh, giro uno, giro due. A favore di camera, ragazzi. Scarta la carta. Moglie dei mille accendini. Ma pure la moglie cominciava a spendere. Prima ero io, dico, vabbè, era la mia caratteristica peculiare. Ero io con lo shock compulsivo. Poi gli ho dato l'aumento allo stipendio. Allora adesso ho la moglie con lo shock compulsivo. Pure lei mi comincia a passare serata a guardare come spende i soldi su Amazon. Basta. Allora, siccome io mi devo sempre differenziare, d'ora in poi comincerò a fare l'agnostico. Com'è l'agnostico? Non ci sta perché vedi com'è il tavolo, ecco, sì. Il problema non è tavolo il forno inclinato. O qualcosa. Regge. Tavolo di cartone, ma avete notato, ma mille accendini, questo tavolo di cartone noi ci piace. Perché voglio dire? È esattamente come lo volevo. Oh, doppio forno, avete visto? Guarda, cioè, pure qua. La parte non so che fa, però qui scalda pure qui sopra, è una cosa stupenda. Cioè tu metti sopra una roba qua e riscaldi. Ah, forse barbecue. Riscaldi il piatto. Forse barbecue. Piccolo grande, capito? Ma ragazzi, ma stiamo a scherzare. Forse ma barbecue. Guardate, lo volete il link di affiliazione Amazon così almeno ve lo comprate pure voi qua. Guardate la griglietta, il piattino grande, il piattino piccolo. E qui c'è sta ancora. No. Poi comunicano, ragazzi. Vedi? Ah, può diventare un blocco unico grande, hai capito? Sì. Sotto e sopra, se no poi scende solo sopra. Ho letto che era interessante. Ragazzi, è complesso, tanti feedback. La griglia qui, la griglia là, la griglia su. È tutto elettrico, buono, è messo storto. Mettiamolo per dritto, no, per dritto non c'entra, mettiamolo per storto. Raga, che spettacolo! Questo è per tirare fuori le teglie molto, molto calde. Guardate così. L'attrezzo. Che spettacolo! Adesso poi andiamo a trovare un posto. Qui c'è pure il telecomando.
Te lo comando. No, che è sta cosa? No, è per pulirlo, tutte le bricioline vanno lì. Ah, e se leva e se poi se leva e si pulisce, sì. E poi c'è l'attacco per attaccarlo al muro dietro, penso. Cioè se tu fasce. Ah, per distanziarlo dal muro, deve rimanere distanziato. Poi vediamo l'ultimo, scarta la carta. Scarta la carta. Piove oggi, no? Allora potremmo lasciare pure qui fuori qualche minuto. No, mettiamo dentro. No, metto dentro. Carta, anche la carta. Amazon, Timberland, Timberland! Fell'amore, Madonna, non ho messo. Regalo de. Regalo. Autoregalo. No, dei miei soci. Ah, i soci che ti hanno detto comprate quello che ti pare. Speriamo che ne stanno, ragazzi. Qua. Ma non si scherza, eh? Vediamo. Guardate quanta fanatica! Mamma mia, che fanatismo, ragazzi! Ma sono sicura che mi stiano? C'è scritto 38? Sì. C'è scritto 38, Timberland. No, 38 e mezzo addirittura. Va bene, ragazzi. Allora, io non ho accumulato pacchi, mi è arrivato SDA, ho fatto subito il video. Però adesso che abbiamo il nuovo telefono che fa i video al volo, è una figata, ragazzi. Quindi vi farò partecipi dei miei scarta la carta. Vi ricordo che in tanti scarta la carta abbiamo fatti anche sul canale di Alessandro. Vieni Alessandro, pubblicizza il tuo canale che sei quasi arrivato a 1 milione di visite. Ciao. Alessandro ha il suo canale che si chiama 1000 accendini Lego, dove fa vedere il suo shopping compulsivo di bambino viziato, diglielo. No, non sono viziato. Non sei viziato perché no. Quello che c'hai è giusto, no, quello che ti spendi, bambino. Solo quello che guadagni col tuo canale. Quindi quello che guadagna col suo canale lui immediatamente se lo rispende in giocattoli. Fai vedere qualche giocattolo, guarda, facciamo vedere quella zona là, fai vedere, Alessandro, fai vedere. Guardate quanto sono belle. Più nella borsa basta di nerf. Sì, poi nella borsa sei pieno di nerf. Però fai vedere qualche bel nerf che ti sei comprato. Questa, ragazzi, è tutta roba che lui ha fatto gli unboxing. No, praticamente lui fa autoinvestimento 100%. E tutto quello che guadagna sul suo canale 1000 accendini Lego, immediatamente ci si ricompra giocattoli e ci fa gli unboxing per voi, per il vostro intrattenimento. Quindi iscrivetevi al canale di 1000 accendini Lego, il canale di Alessandro. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Non dimenticate il pollice in su. Ricordate che se commentate la giornata è più bella, avete condiviso un momento di gioia con noi, perché noi siamo felici. E quindi chi è che vuole essere felici? C'è. Deve commentare e votare con un pollice in su. E se lo mettete in giù, siete brutti. Se lo mettete in giù siete rosiconi. E allora non va bene, e la giornata è brutta, e tutto quanto vi sembra più storto, però potete sempre cambiare. Quindi oggi, se volete, ancora non siete abbastanza maturi per mettere pollici in su, mettetelo in giù. Ma vedrete che vada ben, a forza di seguire gli unbox di 1000 accendini, piano piano il pollice diventerà un pollice e verso l'alto. Intanto la macchinetta ci vuole. La macchinetta del pollice in su. Allora ragazzi, adesso lui, vai a caso, mischia, questa è la macchinetta del pollice in su. Dai, mischia tanto. E andiamo, vediamo. Pollice in su. No ragazzi, dovete mettere pollice in giù, questa è come la slot machine. Pollice in giù. No, fermi, non si è fermato. Non si è fermato. Zitto, che questo è lasciato al desino. Pollice in su, ragazzi. E andiamo. Andiamo, mitici! Ciao ragazzi!